negli spogliatoi dell'Antonio Puccio di Caraffa, nel dopopartita Caraffa-Magisano, terminato con il risultato tennistico 7-1 per il Caraffa, con doppiette di Commisso e Russo e le reti di Sulla, Pellegrino e Silvano. Siamo in compagnia di mister Mirarchi. Mister, dopo la battuta d'arresto di Chiaravalle, una larga vittoria per dimenticare quel peraltro primo Sì. campitombolo della stagione. Intanto buonasera a tutti. Ha detto bene lei, abbiamo commesso questo peccato, diciamo, domenica scorsa in quel di Chiaravalle con una squadra, diciamo, di tutto rispetto, però è dipeso molto da noi perché non abbiamo trovato la tranquillità e diciamo, la tranquillità che dimostriamo in ogni gara, tipo oggi. Il Caraffa Calcio è questo qua: se noi non giochiamo con grinta, come dire, se giochiamo con troppa superficialità, rischiamo di fare le brutte figure che abbiamo fatto domenica. Quindi oggi avevo raccomandato ai ragazzi di tenere alta la tensione, così è stato ed è venuto questo risultato abbastanza largo. Il 2020 come sarà? 2020 mi auguro sia mi auguro come il 2019, anche se adesso da qui a breve, da giorno 5, abbiamo tre trasferte di fila, tra cui il recupero a Cervo, poi andiamo al Real Fondo Gesù, con il Real Fondo Gesù e poi l'altra, la prima di ritorno con San Mauro Chiesato. Quindi potremmo dire il Caraffa di che pasta è fatta in queste tre gare. Io mi auguro di poter, come dire, ritornare da queste trasferte con i maggiori risultati possibili per poter dire la nostra in questo campionato. Ma ancora è prematuro comunque. Grazie, in bocca al lupo e auguri, Grazie a buone voi e feste. auguri a tutte le vostre famiglie. Grazie. In compagnia del capitano del Magisano, Bevacqua, al quale chiediamo, un buon Magisano nel primo tempo, avete riaperto il risultato con contrapasso, però poi il secondo tempo ci si aspettava un atteggiamento diverso, invece vi siete disuniti e vi siete fatti infilare più volte dal Caraffa. Proprio così, sì. Il primo tempo, tutto sommato, anche se abbiamo avuto due docce fredde in pochi 2 minuti, praticamente due gol da noi regalati al Caraffa, che comunque ha fatto la sua partita. Secondo tempo non siamo scesi in campo, non lo so, sarà stato sicuramente il poco allenamento settimanale, perché la squadra non si è allenata bene, questo è da riconoscere, perché se il secondo tempo non hai la forza nelle gambe contro una squadra di carattere, soprattutto di qualità come il Caraffa, ne puoi prendere anche 8 o 9, quindi ci teniamo sta sconfitta che ci sta tutta. A questo punto, cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo solo che ogni partita la combattiamo come nel primo tempo abbiamo fatto, come abbiamo fatto domenica precedente a questa col Borgia, che pur essendo un'ottima squadra siamo riusciti a prendere 3 punti. Quindi la salvezza non è una cosa impossibile per noi e lotteremo fino alla fine, perché Magisano ci avvicina, la società fa dei grossi sforzi e noi riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Grazie, in bocca al lupo e buone feste. Grazie a lei, buone feste a tutti. Forza Magisano.